Nel menu iniziale di To The Moon c'è un faro che poi si rivela essere importante per la storia di Johnny. Qui in Finding Paradise ci sono tre palazzi che sono immersi in una foresta vicino a una costa. E chissà se anche questa volta c'è un motivo del perché di sta roba nel menu iniziale. Credi dovremmo tornare all'ultimo ricordo e chiedere a Colin cosa intendeva? Non mi aspetterei risposte molto affidabili, ma tentar non nuoce. Ma ci penseremo al momento opportuno, direi. Per ora continuiamo. I migliori sulla piazza, yeah! Ha scelto le persone giuste per questo lavoro. Va bene, Neil. Che spreco. Tanto bella e relegata in un angolo. Però andiamo avanti e ci sarà bisogno, ok. E da dove me ne vado? Ah, relegata all'angolo perché qui è da esposizione tipo. Oh, solo un'ultima cosa. Non lo dica alla mia famiglia. Non voglio che pensino che non sia felice di come stanno le cose. Ecco perché non lo sapevano. Beh, è un po' inevitabile che comunque tua moglie e tuo figlio pensino qualcosa del genere nel momento in cui vedono quelli della Sigmund Corp che gli entrano in casa perché tu hai stipulato un contratto con loro. Cioè, se io fossi una moglie o un figlio in questa situazione mi domanderei perché il mio consorte, perché mio padre ha deciso di cambiare la sua vita. Forse non era felice con me, non era felice della sua vita? Se il suo ultimo desiderio fosse fame e ricchezza, lo consideri fatto. Ah, ok. Sì, ma da... Ah, ok, da qui ce ne andiamo. Neil, non fare cose strane. Sai, sono piuttosto stupita. Perché? Beh, una volta urlavi sempre stupidaggini da ragazzino quando sparavi alle barriere. Ma di recente non ho sentito nessun Hadouken o Kamehameha o che altro. È piuttosto piacevole e professionale. Oh. Vediamo adesso che cosa fa. Wow. Incredibile, mi aspettavo qualcosa. Ok, sta roba. A volte solo il ricordo attuale suona familiare. Ok, questo è il ricordo passato, quindi a me interessano questi qui. E facciamo così. Aspetta. Va bene, lo stesso non era esattamente quello che volevo fare. Escludo questo, anzi faccio così. Tanto non c'è neanche un limite di mosse, quindi posso fare anche così. Perfetto. Meglio che vada adesso, ma prima di dimenticarmene, questo cappello è per te, papà. Visti i tuoi ultimi mal di testa, dovresti fare più attenzione all'aria. Sono secoli che glielo ripeto, non mi dà mai ascolto. D'accordo, d'accordo. Lo metterò purché questo attacco incrociato finisca. Ehi! È passato un po' da quando tu e Pam vi siete lasciati. Ascolta, stavo parlando con un mio vecchio collega l'altro giorno. Sai, ha una figlia chiamata Jenny, è libera e...
Senti, grazie, ma al momento credo sia meglio concentrarmi sulla mia carriera. Quindi voi due ritornerete a dar da mangiare alle papere o cosa? Non avremmo bisogno di farlo se ci visitassi più spesso, piccolo disgraziato. Ah, ma quel cappello è 100% cotone. Beh, d'accordo, stai fuori dai guai. What? Vai piano, tesoro. Noi rimarremo qui a fare i padroni supremi delle papere. Ciao, ma sono fiero di voi. Non per le papere, ma per... Sapete a cosa mi riferisco. Non state fuori troppo a lungo in questo periodo dell'anno. Un figlio affettuoso e premuroso. Quel ragazzo ci deve un nipote. E poi cosa ha Jenny che non va? Probabilmente niente, ma sai anche tu come funziona. Quando eri giovane, anche i tuoi genitori cercavano di spingerti verso qualche ragazza? Certo, era forzato e imbarazzante. Anche per me, toglieva tutta la chimica. Cosa stai facendo? Gli mando il contatto di Jenny per farli conoscere. Non farlo! Ora sta guidando, aspetta che arrivi a casa. Buona idea. Assicurati di aggiungere un paio di foto. Quelle carine, con la luce laterale. Non ho parole. Rimpianto, nessun nipote. Beh, sì, è un indizio, un qualcosa che cercheranno di aggiungere nella nuova versione della vita di Colin. Colin voleva dei nipotini. Manda le immagini senza faccia da papera. Certo. Poi manda anche a lei qualche foto di Asher, quelle dove ha le sopracciglia ben curate. Capito? Che buffi, che simpatici. Probabilmente molto spesso mi ritroverò a fare dei paragoni fra Finding Paradise e To the Moon, è un po' inevitabile. E stavo pensando a questo, che l'inizio del viaggio mnemonico di Johnny è molto diverso. Cioè, lasciando stare il colloquio con il Johnny al quale loro dicono: "Ehi, siamo qui per realizzare il tuo sogno." Parlo di quando proprio loro vanno a scoprire la storia di Johnny. C'è un inizio molto più triste, no? L'uomo che ha da poco perso la moglie. Qui invece c'è anche sul tramonto della vita di Colin. Già, vediamo che comunque, ok, non ha avuto i nipotini, un desiderio che avrebbe voluto, però, cioè, caspita, è arrivato alle canizie con una bella famiglia, unita, affettuosa. Sul serio? Uno per ogni papera? Io non mi lamento, vorrei ce ne fosse uno stormo intero. Papere. Starnazzano cose. Molto triste questo tema musicale. È anche molto autunnale, molto azzeccato. Mia nipote quest'anno compie 5 anni, riesce a crederci? È Bonnie. Cresce così in fretta che dovrei rendere modulari i miei lavori a Maya. Il tempo vola proprio, eh? Non ci scherzare, non mi ero neanche reso conto di quanto fossi vecchio finché non mi sono rotto l'anca. Un consiglio, non rompetevi l'anca.
Già, a me finora è andata bene. Dico davvero, non dovrei nemmeno uscire. Ah, quindi perché sei fuori ora? È che anche un mucchietto d'ossa come me deve sgranchirsi, no? E clic e clac, clic e clac. Come fai anche solo a stare in piedi? Beh dai, non credo ci siano altre chiacchiere interessanti. Oh, chi lo sa, vediamo un po'. Faccio rumore come un sacco di fagioli ormai. Vai a casa, caro. Prima che ti decomponi qui. Ah, mi manca ancora un ricordo. Oh. Che cos'è? Il loro biglietto da visita. Ne ho stampato un altro. Sigmund Corp. Cosa ti ha fatto cambiare idea? La penso ancora allo stesso modo. Ma certi giorni mi sveglio e ti vedo sul balcone, che guardi lontano con quell'espressione. Non me lo dici, ma io so che qualcosa ti fa ancora soffrire. Dimmi, sei felice? Certo che lo sono, ho te e Asher. Allora perché vuoi usufruire dei loro servizi? Solo perché sono felice non significa che io non abbia rimpianti. Non che siano collegati a voi due comunque. Chiamali. Ma quando subirai la procedura e vivrai quella nuova vita, per favore, tieniti stretto qualcosa da qui. Non è così, Fia. Non mi dimenticherò di te. Ehi, cosa? Penso di aver dimenticato il cibo per le papere. Anch'io. Ma che carini. Beh, questo spiega il suo atteggiamento, sì, l'atteggiamento di Sofia. Ti dicevo che qualcosa non quadrava. Sai, potrebbe sempre chiedere alla Sigmund Corp una vita dove Colin non ha mai firmato con la Sigmund Corp. Wow. Ah ah. Il bello è che tecnicamente è vero. Ok, le cose si fanno sempre più complicate. In realtà no. Aspetta, facciamo così. Ma che... Questa è la seconda volta che vediamo una specie di fantasma. È capitato anche prima, quando abbiamo parlato con Colin nel discorso del contratto. Perché ci ha messo così tanto? Mi
sembrava di aver visto qualcuno di strano. E glielo hai detto in faccia urtando i suoi sentimenti? Strano nel senso che ci fissava dal bosco. Ci fissava dal bosco? Già, e quando mi sono accorta di lui, sembrava quasi come se... lascia perdere, è una cosa stupida. Ok, Eva, di la verità, hai passato troppo tempo a leggere Dusklight Ori, torna. Ti ho detto lascia perdere. Era solo statico comunque, perciò non era nessuno di importante. Statico nel senso che il volto era occultato, quindi non era un ricordo proprio nitido di Colin. È questo che sta dicendo? Beh, sarei contenta di sapere che mentre fissavi il vuoto ho già esplorato tutto questo ricordo. Aspetta, cosa? Sono rimasta indietro solo per pochi secondi. Ah, bel tentativo, Lumacona. A ogni modo, ecco cosa sta succedendo. In cucina hanno litigato per ciò che avevamo sospettato nello scorso ricordo. Bam. Poi fanno la pace e suonano un po' assieme laggiù. Tanti bacini, baciotti, eccetera, eccetera. Oh, e poi Colin va a tenere il broncio sul balcone. Fine. Grazie per lo spoiler. Non sono sempre una cosa negativa quando siamo al lavoro. Comunque tieni, per scusarmi ti ho persino trovato un collegamento. Se preferisci vedere tutto in prima persona puoi sempre resettare il ricordo. Sì, è quello che vorrei fare. Molto strana anche sta cosa. Per Eva sono davvero passati pochi secondi, per Neil a quanto pare invece più tempo. Andiamo con ordine, prima in cucina. Come non detto. È il biglietto, credo. Non ci vado, Fia. Pianoforte ha la capacità di essere polivalente, può essere allegro, può essere incalzante di ritmo, può essere triste. Il violoncello invece, secondo me, da non esperto di musica, può solo essere triste, cioè serve a quello il violoncello. È abbastanza inquietante quando audio e video non sono sincronizzati. Ah, questo sempre per... è come se il gioco si giustificasse, no? Per via dei limiti di RPG Maker non ci sono le animazioni perfette in sincronia con le note che vengono suonate. E questa cosa viene spiegata dal gioco stesso, no? Col fatto che qui siamo dentro il ricordo e quindi a volte l'audio non è in sincronia con il video, eccetera, eccetera. Come ad esempio... Oh! Ah, no, ok. Come ad esempio le animazioni di Johnny quando giocava a palla. Ho due link, posso andare di qua in cucina.
Tutti abbiamo dei rimpianti, che sia rimediare a un errore o un sogno ormai realizzabile. O forse una persona che è stata speciale? Se potessi rifare tutto da capo, chi diventeresti? Dove andresti? Alla Sigmund Corp ti diamo una seconda opportunità per rendere tutto perfetto. Perché con il nostro aiuto non è mai troppo tardi. Beh, per fortuna abbiamo migliorato lo slogan. Non capisco. Perché mai considereresti... Perché vorresti buttare via tutto quello che abbiamo per qualcosa di totalmente finto? Non sto buttando via niente. Voglio dire, non hai anche tu dei rimpianti? Certo, ma io ho anche rispetto per quello che ho passato. Quello che abbiamo passato. Dimmi, cosa vuoi cambiare? Vorrei... Voglio dire... Ci sono talmente tante piccole cose che potrebbero essere state migliori. Migliori. E se chiamassi la Sigmund, cosa chiederesti? Io non so cosa risponderti, Fia. Allora avresti potuto almeno inventarti qualcosa di carino, no? Ricorda, il cliente è Colin, tutto il resto è fuffa. Lo so. Anche l'altra volta avete iniziato così, ragazzi, e poi vi siete interessati anche a River. Forse alla fine è più Neil che Eva. So che lei poi ha manipolato il tutto, riuscendo comunque a inserire River. Quindi ci teneva anche lei, per carità. Ma ancora di più secondo me è Neil. Anche se ogni tanto se ne usciva con quelle frasi: è tutta colpa tua, ah, me lo sarei dovuto aspettare che sarebbe arrivata la solita gonnella di turno a trasformare la storia in una soap opera. Quello è semplicemente il marchio Neil, come si esprime, però secondo me sotto sotto c'ha il cuore tenero. Senti la sviolinata deprimente in sottofondo. Anzi, la sviolencellata, ecco, perché è un violoncello, non un violino. Cosa abbiamo qui? E se ne stava qui nel balcone a fantasticare, guardando l'orizzonte. Rimpianti. Rimpianti di cosa? Ci sono così tante cose che potevano essere migliori. Ok, ma santo cielo. A volte le linee dei ricordi sono ostruite. Quindi... Ah, quindi non posso fare così, questo che intendi dire. Vabbè. Io posso fare così. Ah, sono scemo, niente. Allora è complicato. Vuol dire che sono ah, manco que... Che caspita. Cioè posso muovere solo questa e questa. Andata. Che poi stavo cercando di allineare quelli gialli, che erano quelli precedenti. Ho fatto una cavolata. Quindi l'ho risolto per sbaglio questo qui. What? Ma che?
Aspetta, come diamine... Infanzia. Abbiamo appena saltato tutta la sua vita? Non so come sia potuto succedere. Ma dato che siamo già qui, prova a trasferire il suo segnale dall'ultimo ricordo. Ricevuto. No, non funziona. Avremmo anche saltato tutto, ma il centro della linea temporale è ancora nebuloso. Quindi, che facciamo? Siamo bloccati qui? Non ne ho idea. Siamo già qui comunque, tanto vale dare un'occhiata. Nota, anomalia. A quanto pare è la prima volta che gli capita una cosa del genere nel loro lavoro. O almeno ipotizzo questo sulla base delle loro reazioni. Qualcosa sta interferendo con i ricordi di Colin. Ma, raga, io continuo a buttarla lì. Alzheimer o qualcosa del genere che gli incasina l'ordine anche dei ricordi. Ci sono anche altre frasi, no? Tipo la frase di Asher, con i tuoi continui mal di testa. O anche una frase che aveva detto Colin, forse sto crollando, la mia testa sta iniziando a crollare più in fretta di quanto pensassi. Chiuso. Vabbè, tanto possiamo fare quello che ci pare. È il libro ad averci catapultati fino a qui, giusto? Magico in vero e ugualmente fastidioso. Ehi. Eh? Questo libro non si sta bagnando nonostante la pioggia. Suppongo ci sia più di un malfunzionamento. Di nuovo, i ricordi sono strani. Che bambino inquietante. Perché? Cioè, o sono i ricordi ad essere strani o è l'attrezzatura, ma in virtù di tutto ciò che ho appena detto, sono più propenso a pensare che qualcosa non vada nella memoria di Colin. 5. Ma per caso, scusatemi, Ok ragazzi, mentre stavo facendo questa parte, mentre stavo vedendo queste ambientazioni e questo bambino, sono stato investito da un po' di dubbi, un po' di déjà vu. Mi sembrava di trovarmi dentro A Bird Story, che è quell'altro gioco della Freebird Games che vi ho accennato. E ho registrato questa parte qui in modo molto confuso perché all'inizio non ero sicuro, poi sì, e stavo cercando di ricordare certe cose di A Bird Story che non ricordavo esattamente. Poi sono andato a vedere su internet per vedere se stavo impazzendo o se davvero era un richiamo a A Bird Story. E sì, era davvero così. A quel punto ho deciso di interrompere la registrazione e rivedermelo per rispondere a un po' di dubbi che ci avevo in testa. E adesso ho caricato per rifare questa parte in modo più sistemato e meno confuso di come era venuto prima. Tra l'altro, A Bird Story dura circa un'oretta, quindi forse se l'avessi registrato e portato sul canale ci saremmo risparmiati un po' di grattacapi, ma come vi ho già detto, secondo me è un'avventura meh, ok da vedere, non è che poi dici ah, ho perso un'ora della mia vita, però si può pure evitare. Ma a questo punto mi diventa inevitabile parlarvi almeno un pochettino di A Bird Story.
Se avete paura di spoiler, se volete vedervelo, ragazzi, siete in tempo, mettete in pausa e andatelo a vedere. Tra l'altro è un gioco che non ha dei testi, quindi letteralmente il primo video che vi capita su YouTube, dove vi mostrano tutto il gioco completo senza commento, va benissimo. E va bene anche in inglese, no? Perché, ripeto, non ci sono testi. Altra precisazione da fare, lì non ci sono Neil ed Eva. Non entrano dentro la testa di questo bambino, che adesso sto scoprendo essere Colin, perché alla fine di A Bird Story spuntava la linea temporale e c'era la scritta "Continuerà in Finding Paradise", una cosa del genere. Ma io non me lo ricordavo assolutamente. Credevo fosse una storiellina chiusa a se stessa con questo bambino che... E adesso vi racconto gli eventi. In pratica è molto solo, non ha molti amici e un giorno trova un uccellino ferito che diventa suo amico, lui se ne prende cura, gli dà da mangiare, eccetera, eccetera. Giocano e viaggiano insieme con la fantasia di questo bambino. Nel gioco accadono molte cose fantasiose, come viste dall'immaginazione di Colin, che ad esempio lancia un sacco di aeroplanini di carta e immagina di volare via e vedere tantissimi posti. Poi alla fine è costretto a separarsi dall'uccello una volta che è guarito, e anche questa cosa è rappresentata in modo tutto fantasioso. C'è lui a bordo di questo gigantesco aeroplanino di carta che viaggia per i mondi e c'è una tempesta che abbatte il suo aeroplanino e quindi fine dei sogni, per così dire. Poi però il gioco ha un lieto fine perché questo uccellino, guarito, torna da lui nel balcone e gli riporta tra l'altro uno degli aeroplani di carta che Colin lanciava fuori dal balcone verso il palazzo adiacente, sempre per fare questi viaggi, no? Immaginari. E poi l'uccellino se ne vola via con sua madre forse, o la sua compagna, non si capisce bene. E quindi sì, esperienza carina. Ci sono anche un po' di cose simpatiche, no? Cioè quando, ad esempio, salti sulle pozzanghere nei panni di Colin perché è un bambino molto allegro. Ci sono queste cose simpatichine. Però anche se non l'ho portato sul canale, tranquilli, non vi siete persi niente. E il punto è questo, che però adesso si ricollegano un sacco di cose in questa sequenza. Innanzitutto adesso sappiamo il perché di questo quaderno con le pagine stropicciate, perché come vi ho detto in Bird Story Colin strappava le pagine per fare degli aeroplanini e poi li lanciava, o letteralmente o immaginariamente per spiccare il volo. Quindi adesso abbiamo capito sta cosa e abbiamo capito anche perché Colin da adulto è voluto diventare un pilota, perché fin da bambino con l'immaginazione aveva questa voglia di volare via e di vedere posti diversi. Insomma, per chi ha giocato a Bird Story e poi gioca a Finding Paradise, ci sono un po' di questi momenti. Ah, io quel quaderno l'avevo già visto lì, adesso lo sto rivedendo qui, ho capito. E quindi è lui il bambino che avevo visto. Questi momenti molto pucciosi. Vi aiuterò a collegare anche un altro paio di cose che vedremo in questa sequenza, visto che noi non abbiamo mostrato sul canale a Bird Story. Però a parte questo, ragazzi, state tranquilli perché il resto della storia sicuramente possiamo godercela anche senza aver visto A Bird Story. Ripeto, questo è solo un momento coccoloso per chi dice: "Ah, io ho giocato lì e quindi lo sto rivedendo qua, che bello". Detto questo, vediamo di continuare. Qui serviamo 5 cose. Sto pupazzo non c'era, ad esempio, in A Bird Story. Un cane di peluche con un naso rosso. Quello è un corgi di peluche? No, Eva. È un Rudog. Non so se qui magari c'era una qualche battuta in inglese. O forse è un'altra razza, non lo colgo sto discorso. Questo era lo zaino dove l'uccellino ferito lo accompagnava quando andava in giro. Barattolo di spiccioli. Questo non c'era in A Bird Story, non che faccia differenza.
Aspetta qui, figliolo. Il cibo è nel frigo come al solito. Fai la guardia al forte, va bene? Lo farò. Mi dispiace doverci andare di nuovo, Colin. Ma almeno oggi ci siamo visti, prima di andare. Non vi preoccupate, dovete lavorare tanto per tenerci tutti a galla. Proprio così. È un periodo difficile, ma ce la faremo. E un giorno le cose andranno molto meglio. Lascia fare a noi. E cerca di mangiare di più, piccolo birbante. Come quel periodo in cui il pane continuava a finire. Credevo saresti cresciuto di botto. Stammi bene, figliolo. Ciao, papà. Anche questo serve per generare momenti. Ah, quindi si ricollega con... Ad esempio, Colin in A Bird Story lo si vede sempre solo in casa. E uno si domanda, ma sto bambino non ce li ha dei genitori? Questo ovviamente ci spiega anche perché lui poi stringe questa amicizia con questo uccello, perché con gli altri bambini non sembra interagire molto, i genitori appunto non si vedono mai. E adesso abbiamo scoperto perché stavano tutto il tempo via per lavoro. E quindi questo è un elemento in più che spinge questo bambino a fantasticare, a viaggiare in posti diversi, a farsi un amico, un uccellino, eccetera, eccetera. E poi che cos'altro? Ah, anche il discorso del pane. Perché in A Bird Story, che evidentemente si colloca ancora prima, lui, prendendosi cura di questo uccellino, consuma un sacco di pane. E c'è una chicca, è davvero simpatica, quindi ve la voglio dire. C'è un momento in cui uno deve spezzare una fetta di pane per dare le molliche all'uccellino. E ci sono i comandi. Uno deve utilizzare prima le due frecce laterali e poi le frecce su e giù per spezzare il pane in quattro punti diversi, no? Capito? E non lo so, è una cavolata, ma è molto simpatica. E niente, lui in quel periodo consumava molto pane per questo uccellino e suo padre si riferiva a questa cosa qua, che quando tornava in casa vedeva che il pane non c'era. Ah, scusate se magari in sottofondo sentite dei bambini che strillano, ma... La gioventù. E ora torniamo a Rudog, il corgi con il naso rosso. Ehi, guarda, sei in TV, di qualcosa. Non ricordo affatto che lo show andasse così. Come al solito i ricordi di Colin sono un po' sbiaditi. Nota, Rudog. Questo non c'era in A Bird Story perché, ripeto, qui siamo palesemente dopo quegli eventi. E quindi sto coso è successivo. A Colin piaceva guardare Rudog, il corgi dal naso rosso. È buffo perché quindi loro non hanno visto la storia di Colin con l'uccellino. Questo è un altro momento, diciamo, nostalgico per chi ha visto A Bird Story, perché lui aveva questa cosa lì, che tornava a casa, controllava che i suoi genitori non c'erano e poi si metteva a saltare sul loro letto matrimoniale. Forza, Rudog, anche tu puoi saltare. Altra cosa che faceva in A Bird Story. Morto? Se fosse morto, come faremmo a essere qui decenni dopo? Forse il suo gemello? Amico, troppo presto. Beh, a dire il vero, non così presto. Sì, è passato un bel po', anche se non sappiamo quanto di preciso. Comunque, non fa ridere.
Sì, infatti, Neil, a volte sei cinicamente simpatico. Questa non è una di quelle volte. Si è addormentato, tra l'altro, cascando faccia a terra. Ok. Gli aeroplanini di carta. Ok, perfetto, tutto qui. Volevo rifare sta sequenza in modo un po' più sistemato. Spero di esserci riuscito. Ma che... Questo non è già il ricordo più vecchio? Sì. Quindi evidentemente faremo a ping pong. Torneremo di nuovo in tempi più lontani. E poi così, e poi così. O almeno ipotizzo andrà così. Aspetta, penso di aver appena capito una cosa. Eh? Un paio di ricordi fa, alla sede della Sigmund. Ci siamo. Il capo ha detto che avrebbe assegnato il caso ai suoi migliori dipendenti. È successo secoli fa, Neil. Ma in realtà non intendeva noi, vero? Perché all'inizio Colin era stato assegnato. Cioè, lui l'ha capito adesso sto discorso. A Roxanne e a Rob, quel maledetto. Sì, lascia perdere, amico. Quel brutto buzz. Ok, calmati. No, io sono furioso e faccio tremare la schermata di dialogo. Cosa... Ah! Kame, Ame, non interrompermi. Ah, Duken! Wow, ho fatto la combo. Wow, puoi proprio farti querelare da due aziende simultaneamente. E sono spuntati i capelli da Super Saiyan perché si è incavolato. Questa è una piccola precisazione necessaria per chi di voi magari non conoscesse Dragon Ball. Scusa Eva, Kamehameha è di Dragon Ball e Hadouken invece, come già vi ho detto, è di Street Fighters. Non potevo lasciarti credere che avessi perso il mio smalto. Potremmo dire che te la sei cercata. No Neil, non direi. Va bene, abbiamo concluso sta sequenza. Io per sì e per no, salvo. Cavolo, ho perso un po' di tempo perché mi ero distratto. Credevo di dover allineare tre libri. Invece sono quelli che abbiamo utilizzato per arrivare in questo ricordo. E infatti qui non ci sono tre libri. Cioè manca il terzo, ho provato a smuovere tutti i cosi e non succedeva niente. Poi mi sono ricordato, aspetta, ma quello nuovo che ci serve è questo qui, l'aeroplanino di carta. D'accordo, vediamo dove ci porta. E rieccoci nella vecchiaia. Wow. Centrale di Atlanta, Cactus 135, livello altitudine di crociera 360. Cactus 135, centrale di Atlanta, ricevuto. Impostate l'altimetro a 3017, fate un buon volo. Altimetro a 3017, grazie mille, Cactus 135. Beh, abbiamo un bel vento di coda. Signore, adesso che siamo a velocità di crociera, ci tenevo a dirle che è un onore essere qui invece del primo ufficiale nel suo ultimo volo. Potrà essere la mia prima volta come primo ufficiale, ma non la deluderò. Tranquillo.
È piuttosto poetico, anzi, con il passaggio del testimone e tutto il resto. Ti dirò. In qualità di mio copilota ci sono solo due cose che voglio sentire da te. Due cose, signore? Esatto. Sono sì capitano e carrello di atterraggio abbassato. Lei è molto divertente, signore. Cosa ho appena finito di dirti? Sì, capitano. Ah, sia chiaro che ti stavo prendendo in giro. Mi è solo ritornato in mente il mio primo volo come primo ufficiale, tutto qui. Cielo, il mio capitano di allora era un pazzo scatenato. Sì, capitano. Ti ho detto che era tutto uno scherzo, vero? Sì, capitano. Sta scherzando anche lui in risposta al suo scherzo o... Ci sei o ci fai? Ecco, ok. Ehi, faccio entrare mia moglie e mio figlio e li tengo qui per un po', se non ti dispiace. È il mio ultimo volo, dopo tutto. Non avranno altre occasioni per vedere questo panorama. Sì, capita. Irene. Ah no, è con due. Irene, credo. Irene, potresti far entrare la mia famiglia? Grazie. Oppure Irene, se volete. Se il discorso di far entrare la famiglia nella... come si chiama? Vabbè, siamo in passato, in certe parti del mondo, credo... Mi sa che era consentito, ma oggigiorno no, grazie al cielo. I regolamenti di volo erano molto permissivi in quegli anni, eh. I tempi cambiano. C'è persino un aereo che è precipitato perché un pilota... È successo in Russia. Un pilota ha fatto muovere i comandi ai figli. Li ha fatti accedere nella cabina, li ha fatti sedere... nel sedile di pilotaggio. Se proprio volete, cercatevi sta notizia su internet. Non è una bella cosa. E infatti è meglio non parlarne, però... Insomma, lasciamo perdere, ecco. Tanto non fa differenza, ci attraversano perché siamo fantasmi. Quindi, cosa ne dite? Un ultimo giro? All'amministrazione va bene? Già approvato, data l'occasione speciale. L'hai sentito, ma... Andiamo, andiamo, andiamo! Allora, ti mancherà la vista? Da bestioni come questo? Certo. Ma non ho intenzione di abbandonare il volo. Oh, non ti azzardare a noleggiare quegli aeroplani minuscoli. Non mi fido. A proposito, speravo ti avrebbero dato un aereo più grande per l'ultimo volo della tua carriera. Tipo, come uno di quei mostri a due piani. Ah, ho chiesto io stesso questo in particolare. Ci ho fatto il mio primo volo con la compagnia aerea. Erano altri tempi. Tempi in cui le noccioline abbondavano. Quanto mi mancano. I voli o le noccioline? Oh, pessima. Sai, papà, in tutti questi anni di volo non mi hai mai raccontato cosa ti ha spinto a diventare un pilota. Mai detto, eh? Psst, non dirlo a tua madre, ma fu per far colpo su una ragazza. Ah sì? E funzionò? Suppongo di sì. No, ti prego. Considerando il modo di fare di tuo padre, ho seri dubbi che fosse uscito con qualcun'altra prima di me. Colpito e affondato, papà. Ehi, fia. Non diffondiamo bufale proprio davanti al nostro figlio. Ti informo che era un gran bel fustacchione a quei tempi.
Capitano, le ricordo che siamo registrati per la scatola nera. Oh, grazie del promemoria. Registri pure che i miei bicipiti sono fuori dal mondo. No, no, non lo sono. Oh, sì che lo sono. Quando ho tirato la cloche durante il decollo, ho praticamente sollevato dal terreno l'intero aeroplano. Questo è geniale. Molto molto simpatico, Colin. Non so se magari questa battuta è comune fra i piloti nel loro ambiente, però io non l'ho mai sentita, o non ne ho memoria, o ne avevo memoria in questo momento, veramente ad effetto. Geniale. Quando ho tirato la cloche durante il decollo, ho praticamente sollevato dal terreno l'intero aeroplano. Dico bene, Python? Sì, capitano. Ah, sì. Beh, lascia che racconti una storiella su quella volta in cui un vasetto di cetriolini... Ok. Dobbiamo mantenere sterile la cabina del pilota per l'atterraggio. Tornate ai vostri posti. Avanti, fuori. Show, show. Signore, non atterreremo se non fra un altro paio d'ore. Lo so. Ok. Sappiamo comunque che poi non ha realizzato questo progetto di continuare a volare su aerei piccoli privati. Strano che anche questo non sia comparso come rimpianto. Neil che fa finta di pilotare. Quindi, vieni anche tu o cosa? Nah, il panorama non mi dispiace. Mi pareva fossi acrofobico. Solo se non sono in un aeroplano. Se ti va, occupati di questo ricordo. Io ti raggiungerò fra poco. Ma sei serio? È in loop. Già, ma la vista da questo sedile è assolutamente divina. Anzi, provo compassione per te o chiunque altro non possa scorgere l'incontro tra l'orizzonte e la... È la stessa battuta che si sono giocati in To the Moon, no? Con lo Space Shuttle. Smetti di dire... cavolate, suppongo? È delizioso, raga, sto gioco. Grazie del fantastico volo, signore. Di niente, una buona giornata a lei. Ciao piccolino, spero tu abbia apprezzato il... L'atterraggio faceva schifo! Oh... Sì, scusa, è stato un po' brusco. Non uno dei miei migliori atterraggi. Il vento era... Rimpianto, atterraggio mediocre. L'ultimo atterraggio della carriera di Colin non è stato dei migliori. Raga, anche questa sembra una sciocchezza, no? Cioè, da quel che abbiamo capito, ha avuto una vita felice, famiglia felice, eccetera, eccetera. Soddisfazione professionale, tante belle cose. Sti rimpianti sembrano un po' una cavolata, a prima vista. Però, cioè, se ci mettiamo nei suoi panni... Un bambino che fantasticava di viaggiare, vedere altri posti, lanciava questi aeroplani di carta, ha avuto questa amicizia infantile con questo uccellino, poi è riuscito a realizzare il sogno di diventare pilota e il suo ultimo atterraggio di carriera è stato mediocre. Cioè, suppongo sia uno di quei pensieri che effettivamente nella vecchiaia... Sta lì, no? Ti fa pensare, ti fa rimuginare. Peccato che il mio ultimo atterraggio è stato mediocre. Sono cose molto tenere, devo dire. Nilla ancora... Ok, lasciamo perdere.
Oh, un compagno violoncellista, eh? Aspetta, lascia che te lo prenda. Grazie, signore. Urrà, lo sa suonare bene? Ah, non proprio. La vera musicista in famiglia è mia moglie. Comunque è un bellissimo strumento. Amavo suonarlo da bambino. In realtà in A Bird Story non lo suona. Forse da bambino dopo gli eventi di A Bird Story. Violoncello. Colin adorava suonare il violoncello da piccolo. Bellissimo strumento comunque, amavo suonarlo da bambino, ok. Vediamo un po'. Violoncello. Non posso muovere questo. Quindi facciamo così. Escludo questo di due. Avrei potuto farlo anche dopo, ma chi se ne frega. Ah, no. Vabbè, faccio così, no? È che non me ne ero accorto, raga. Pensavo di allinearli per orizzontale, per questo non mi ero accorto che... Esatto.